Pace e bene. Sono un mistero a me stesso. Commento al Credo, articolo 6. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Dice il Vangelo di Marco, il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. La risurrezione restituisce al corpo di Gesù le proprietà della gloria. L'ascensione indica il trasferimento definitivo del risorto alla destra del Padre. Nell'incarnazione il Verbo discese dal cielo per assumere la natura umana. Nell'ascensione ritorna la gloria eterna che gli spetta come unigenito del Padre. Da ora in poi nel suo nome si piegherà ogni ginocchio in cielo, in terra e sottoterra. Quando Gesù dice alla Maddalena: non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, preannuncia la verità dell'ascensione, che così diventa un dogma di somma importanza nel contesto della rivelazione. Durante i 40 giorni in cui Gesù risorto rimane familiarmente in mezzo ai suoi discepoli, mangiando e bevendo con loro per istruirli sulle verità del regno, la sua gloria rimane velata sotto la sua presenza umana ordinaria, anche se certamente la sua gloria di risorto inizia nel momento stesso in cui riprende il suo corpo ed esce dalla tomba. Il pensiero dei padri della Chiesa è pienamente appagato e inebriato dalle parole dei Vangeli e degli Atti, e quindi non vanno a cercare oltre. I teologi si pongono una domanda non superflua: ma il corpo glorioso di Gesù dove si collocava nei giorni e nelle ore in cui non era visibilmente con i discepoli? Ritengo uno sforzo inutile cercare un luogo fisico dove collocare un corpo glorioso. Ogni domanda per cercare la verità è sempre lodevole, ma quando nulla dice la rivelazione e siamo in una sfera dentro cui sta già operando il mistero, forse è impossibile saperne di più. Dice il teologo gesuita Emilio Bortone che se a questa domanda non ha dato risposta Dio stesso, invano ci proveranno gli uomini. La presenza di Gesù, sì, è in quei giorni ancora vincolata al tempo e allo spazio, ma come Lui vuole e solo Lui sa. I teologi Bio, Schmanz ed altri aggiungono che questo segreto nulla toglie alla verità e nulla aggiunge alla necessità di sapere la verità. Secondo la teologia paolina, l'ascensione è caparra della nostra gloria, come la risurrezione. Anche noi parteciperemo alla gloria di Gesù nella destra del Padre. L'elevazione della umana natura di Cristo alla gloria divina è la più grande rivelazione di Dio, del suo amore e della sua potenza, della sua santità e bellezza, della sua libertà e perfezione. Il Figlio dell'uomo, salito al cielo, è la più grande glorificazione di Dio. La gloria del Signore morto in croce, risorto e asceso al cielo, è la più eccelsa e duratura lode che si possa offrire a Dio. Ma in pari tempo è anche la massima perfezione raggiungibile dall'umana creatura.
In Cristo risorto e asceso al cielo trova la sua realizzazione il più alto pensiero di Dio nei riguardi dell'uomo. Cristo è davvero l'esemplare più perfetto di quella forma definitiva che Dio vuole attuare negli uomini. Ciò che infatti è avvenuto in Cristo è modello e anticipazione di quanto avverrà per tutta la creazione. Tutti i beati parteciperanno alla signoria di Cristo. Confrontare l'Apocalisse 1, capitolo 3, verso 21. Ma anche la materia sarà rivestita dello splendore del Salvatore risorto. Il suo corpo glorioso è tipo della futura esistenza del mondo. Soltanto Cristo ha potuto aprire all'uomo questo accesso per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria, dice il prefazio dell'Ascensione. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. L'elevazione sulla croce, dunque, significa e annunzia l'elevazione dell'ascensione al cielo. Essa ne è l'inizio. Gesù, l'unico sacerdote della nuova ed eterna alleanza, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore, dice la lettera agli Ebrei. In cielo Cristo esercita il suo sacerdozio in permanenza, essendo Egli sempre vivo per intercedere a favore di quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Come sommo sacerdote dei beni futuri, centro e attore principale della liturgia, Cristo onora il Padre, a cominciare dal cielo. Dice San Giovanni Damasceno che per destra del Padre noi intendiamo la gloria e l'onore della divinità, dove colui che esisteva come figlio di Dio prima di tutti i secoli, come Dio e consustanziale al Padre, si è assiso corporalmente dopo che si è incarnato e la sua carne è stata glorificata. Mentre contemplo la consolante realtà dell'ascensione di Gesù, il pensiero corre al dono della bilocazione che Dio concede ai Suoi santi. E scorrono nella memoria i tanti casi di cui abbiamo testimonianza, nei quali Padre Pio è apparso contemporaneamente in luoghi diversi e anche oltreoceano, mentre era lì a Morcone, Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, sotto gli occhi dei suoi confratelli. L'episodio che gli accadde durante il noviziato ce lo racconta lui stesso, così quando si trovò a confessare nella Basilica di San Pietro. Più volte ho voluto riascoltare dalla signora Rizzani questo episodio. È come se il Signore desse al nostro corpo un tocco del suo potere divino, un saggio del suo potente amore che cerca i figli suoi per consolarli. Ed ecco che Gesù ancora una volta, nella proclamazione di questo santo dogma dell'ascensione, diventa inizio, diventa corpo, diventa eternità delle nostre consolazioni. Pace e bene.